Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi torniamo con una golosissima tier list in vista del rilascio, infatti, del pacchetto Heroes per tutti coloro che hanno prenotato la versione Ultimate prima del 21 agosto. Andiamo a vedere innanzitutto quali sono i giocatori che possiamo trovare all'interno del pacchetto e poi, ovviamente, quali sono i migliori, quali sono i peggiori e quali sono invece dei giocatori che mid-level possiamo comunque pensare di utilizzare. Precisazione prima di iniziare col video: all'interno del pack Heroes sarà possibile trovare esclusivamente i giocatori Heroes nella loro versione Marvel, quindi tutti i 21 giocatori che collaborano con questa promo. E a tal proposito, all'interno dei pacchetti li possiamo trovare, così come possiamo continuare a trovare anche le altre versioni Heroes che non rientrano all'interno di questa collaborazione. Quindi, detto questo, andiamo subito a vedere quelli che secondo me sono prima i giocatori top, poi i giocatori ottimi, infine gli utilizzabili e poi quelli proprio da dover buttare nell'SBC. Ovviamente il capo assoluto di questo gruppone è Yaya Touré nella versione 89, purtroppo non conosciamo ancora quelli che sono i ruoli secondari di queste carte e non conosciamo neanche quali sono eventualmente upgrade a stelle skill e piede debole, però diciamo che la base di partenza dovrebbe essere la stessa per tutti, quindi Yaya Touré comunque è un 4-4 di base ed è una carta clamorosa. Questo è praticamente una specie di Vieira nello sviluppo, perché si prende degli ottimi upgrade rispetto alla carta base, in particolare spicca il più 4 di velocità e dominerà tranquillamente a centrocampo per tutta la durata del gioco. Anche quando usciranno i tozzi e Yaya Touré col mantello ce lo ritroveremo davanti. Lui per me è proprio la pick dei sogni. Al secondo posto troviamo nella categoria dei top Claudio Marchisio, che a parte tutto il principino c'ha una immagine epica con questo frontino con lo stemma della Juve, bellissimo. E anche per lui abbiamo una carta spaziale perché è un Gullit Gang, ciò vuol dire che ha tutte le stats sopra l'80, 83 di velocità, 84 di tiro, 86 passaggi, 87 dribbling, 81 difese, 83 di fisico. Anche per lui non conosciamo ancora ulteriori dettagli, non conosciamo neanche le stats interne, però insomma con una carta del genere che si prende dei più 1 e un più 3 addirittura in tiro su una carta che già faceva spavento, insomma questo si candida ad essere un top anche lui, utilizzabilissimo sia in centrocampo a 2 che in un centrocampo a 3. Il buon principino magari a trovarlo, così come magari a trovare il buon Lucio, difensore pazzesco anche nella versione 89. Questo qua raddoppia praticamente la sua potenza perché è ancora più veloce, ancora più fisico, ancora più automatico in quelli che sono gli interventi difensivi. In più chiaramente sarà lengthy, che è lo stile di corsa, quello super buggato. Cambia anche però il campionato, che diciamo ci interessa poco perché gli Heroes prendono sempre 3 di intesa, però qualora magari qualcuno lo utilizzava per dare un po' di boost a giocatori di Serie A, attenzione qualora trovate questo Lucio perché potrebbe saltarvi un po' il discorso dei link. Un'altra carta che secondo me sarà clamorosa è quella di Alouay Ran, perché rispetto alla versione 85 che era un tuttofare pazzesco e mi auguro che anche questo lo sia, si becca addirittura più 5 di velocità, più 4 di tiro, più 3 di passaggio, più 6 di dribbling e più 4 di fisico. È praticamente l'Heroes Marvel che viene boostato di più, o uno di quelli che viene boostato di più, e già l'altra carta era una delle carte che correva di più nonostante non avesse lengthy quest'anno. Quindi questa qui, che addirittura arriva a 99, potrebbe essere la svolta da utilizzare sia da esterno che da punta che da COC. Io addirittura lo giocavo mezzala molto offensiva e mi ci trovavo da Dio. Quindi tanta aspettativa io la vado a piazzare su questa carta e magari a trovare anche lui. Chiudiamo la categoria dei top e invece andiamo su quelli che sono per me un gradino più sotto, ovvero gli ottimi. E iniziamo con JJ Okocha, giocatore anche qua di altissimo livello perché ha 5 di skill e 4 di piede debole, veloce, dotato di un buon tiro, di buoni passaggi, di un gran dribbling, molto sottovalutato secondo me, perché può fare diversi ruoli, anche l'esterno, oltre che la seconda punta e il trequartista, e poi è della Ligue 1, quindi sblocca anche tutta una serie di link interessanti, qualora magari si debba dare intesa, non so, pensa ad un Neymar, un Messi, un Mbappé, eccetera, eccetera. Quindi apriamo questa categoria con lui. Così come un altro giocatore top è Park Ji-sung, che io ho avuto la fortuna di trovare nell'altra versione nella sfida Heroes che è uscita un po' di tempo fa e lo utilizzavo anche qua a centrocampo. Questo qui parte da trequartista, non conosciamo quelle che sono le sue posizioni secondarie, però secondo me lo si potrà schierare a centrocampo o comunque si trova un modo per poi adattarlo a centrocampo.
Gullit Gang, tutte le stazze sopra 80, cartone pazzesco, il buon Park. E c'ho 86 di velocità, c'ho 81 di tiro, 84 passaggi, 87 dribbling, 80 difesa, 82 fisico. Soprattutto qualora gli abbiano migliorato l'aggressività e un po' la mentalità difensiva, questo veramente diventa totale e diventa la mezzala dei sogni. Un altro giocatore che ho rivalutato tanto nell'ultimo periodo è Capdevila, perché è un ottimo terzino dotato di un ottimo body type e anche di un bel passo, e rispetto alla carta 86 si è beccato più 6 di velocità, quindi va a fare tanta concorrenza secondo me a Mendy, che è il terzino sinistro per me per eccellenza al momento, e in particolar modo ci dà anche la possibilità, poi essendo di Liga, di poter dare ulteriori link, magari penso ad un Militao eccetera, senza andare a perdere troppo. Altra carta che secondo me troviamo tranquillamente nella categoria degli ottimi è quella di Kuit, che si prende più 3 di velocità, più 2 di tiro, 4 di passaggio, 3 di dribbling, 2 di difesa e 2 di fisico, ed è una carta assolutamente da non sottovalutare. Anche in questo caso io andrei a giocare come mezzala, perché è molto fisica, è molto tecnica, ha qualità anche quando c'è da passare o da rifinire le azioni. Lui, con questo bel medaglione di Superman piazzato in mezzo al petto, il suo lo fa, e lo fa anche molto bene. Quindi qualora dobbiate trovare sto Kuit, non disperate in un primo momento, perché potete pensare di non aver trovato i top, ma in realtà questo potrebbe essere un top mascherato. Un'altra carta che non è da buttare è quella di Nakata, 88, perché a centrocampo e anche da trequartista può dire la sua, c'ha delle ottime stats, 87 velocità, 86 tiro, 86 passaggio, 87 dribbling. Io l'ho provato più volte perché mi è uscito in svariati draft e onestamente si difende molto bene, un po' come Kocha, perdendo quel status di icona e tramutatosi in Heroes, sembra che l'abbiano fatto un pochino meglio, quando invece lo trovavamo nella sua versione Icon era il meme più totale. Un'altra carta molto top, anche se non a livello di quegli altri, è Brolin, perché si prende più 3 di velocità, più 4 tiro, 2 passaggio, 2 dribbling, 2 difese e 2 fisico, della Serie A, anche in questa versione qui chiaramente. Speriamo che si becchi un bel upgrade per quanto riguarda se le skill e piede debole, sarebbe veramente il non plus ultra. Veloce, in particolar modo su PS4 si sente la differenza, perché quei giocatori agilini rendono di più, quindi da giocare magari punta, magari anche COC qualora gli abbiano boostato parecchio i passaggi, e a mio modo di vedere è uno dei giocatori che può tranquillamente essere schierato in campo all'interno di questa squadra degli Heroes della Marvel. Passiamo invece ai giocatori che sono un po' più utilizzabili, con un pizzichino sulla pancia rispetto agli altri che sono dei giocatori di assoluto livello. Il primo è Völler, anche in questo caso Heroes della Serie A, molto veloce, buon tiro, buon dribbling, forse un po' troppo fisico, però è una carta anche in questo caso di assoluto livello, perché è ottima per andare a giocare magari con un compagno un po' più veloce, un po' più agile, è un ottimo finalizzatore. A me non fa impazzire perché c'è un body type un po' particolare, che qui al momento non è ancora segnato, però sembra un po' più pesante rispetto a quello che appare quando andiamo a guardare una carta di questo tipo. Però immagine dinamica clamorosa, questo gliene dobbiamo dare atto, da valutare il rendimento in game sicuramente non sarà da buttare. Così come non sarà da buttare Dieguito Forlan, che già nell'altra versione non è male. Questa è una carta che non è magari velocissima così come sembrerebbe, però con quel 94 di tiro, raga, questo qua quando tira praticamente butta le porte a terra. Quindi anche in questo caso lo si può giocare da punta singola, da punta con un altro giocatore un po' più agilino, sia in un attacco a 2 che anche in un attacco a 3 un po' più largo a dare manforte, il suo lo fa. Un altro giocatore che il suo lo fa è Govu, che già nella versione 86 non era niente male, si becca dei più 1 e un più 3 di passaggio, quindi si può pensare magari di schierarlo proprio trequartista, lasciarlo qua, qualora anche per lui dovesse arrivare un boost di stelle skill piede debole. È veloce, è dotato di un buon dribbling, di un buon tiro, e lui è uno di quelli da tenere sott'occhio, anche perché è hero della Ligue 1 francese e ti dà dei bei link. Bel link che ti dà pure Donovan, che rispetto alla versione 86 prende più 3 di passaggio, più 4 di tiro, scusatemi, più 3 di velocità, più 4 di tiro, più 2 di passaggio, 2 di dribbling, 3 di fisico. Questo qui è interessante qualora abbiate sbloccato quell'Higuain e magari volete utilizzarlo titolare, perché è un hero della MLS, è messo sulla fascia a correre, potrebbe dire la sua.
Così come anche Smolarek non è malvagio, perché rispetto alla versione 86 prende più 3 di velocità, più 5 di tiro, che sono le cose principali, magari yuppano anche piede debole e stelle skill. Questo già aveva un body type particolarmente fake, perché sembrava molto meglio in realtà di quello che traspariva sulla carta, anche se è abbastanza corpulento, ma si gira abbastanza bene, sia da punta ma anche da esterno, si può pensare di usare soprattutto su PS4, un occhio glielo darei. Meno attenzione darei a questo Papen, perché anche per lui abbiamo il problema del body type, non è così veloce, quel 94 di tiro si sente, però è uno di quelli che lo metto in squadra, ma non è che sono proprio felicissimo di trovarlo. Mentre con Riccardo Carvaglio andiamo ad inaugurare quella, secondo me, che è la categoria dei peggiori, diciamo così. Nonostante sulla carta vediamo un 80 di velocità, qua sarebbe da capire poi quant'è la velocità scatto, il discorso di Lengthy o meno. Non è un giocatore che si è visto tanto in giro e non è che mi faccia proprio impazzire l'idea di trovare questo Carvaglio, onestamente. Così come purtroppo non me ne voglia, ma questo Mascherano è un po' troppo piccolino in un meta dominato da giganti a centrocampo, nonostante si sia beccato anche un +2 di velocità. Non credo che farà la differenza, così come la differenza sicuramente non lo farà questo Marquez, un tronco totale, soprattutto quando lo muovete con l'L2 a centrocampo, fate una fatica immane a intercettare i palloni. Harry Kewell con questo cappellino da Green Arrow, 91 di velocità, 87 tiro, 89 passaggio, potete anche pensare di provarlo da esterno, ma gli mancano quelle caratteristiche tipiche, per esempio il 5 di skill per potervi smarcare e poi servire compagni, che invece la fanno da padrone per questo ruolo qua. E poi chiudiamo con la busta per eccellenza, il chiodo Crouch, 2,01 m di giocatore, upgrade abbastanza ridicoli rispetto alla carta 85, lui si dispera e probabilmente ci disperiamo pure noi se lo andiamo a trovare. Quindi raga, per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti quale giocatore chiaramente sperate di trovare o chi avete trovato dopo l'apertura del pacchettino. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola, sono il vostro Liberoschi, ciao!